in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube. Due, cioè intendo fra me e te, non fra te e tua moglie, per carità, non vorrei mettere dito. Per carità. Sei quello più, diciamo, risparmioso, più attento, no? Sì, sì, più sì. Parsimonioso. Sì. Compreresti una second hand emotion, come canta Tina Turner, se cioè si rispa... un'emozione di seconda mano. Guarda, un'emozione da poco, quindi, esatto, come diceva Anna Oxa. Se si risparmia, prendo anche l'emozione. Se è buona, tenuta bene, un'emozione tenuta bene. E com'è un'emozione di seconda mano? Cioè uno entra, prova, wow, un'emozione della Madonna, poi tocca a te. Tocca a te, sì. E quindi... Come fare il bungee jumping dopo che l'ha fatto un altro. Te ne dico un'altra. Ma vai. Te ne dico un'altra. Ma vai. No, senti qua, bassa, proprio bassa, rasoterra. Okay. Gol! No, un attimo. VAR. Check del VAR. Bravo, ci sta. Check del VAR. Sì, era gol. Gol! Sì, è abbastanza second hand emotion. Sì, potresti convincere i tifosi dello stadio a mettere Tina Turner ogni volta che un gol viene assegnato in seconda battuta. Peraltro, no? Quante cose si possono notare in seconda battuta proprio, no? Sì, sì. Per esempio, abbiamo rivisto Tina Turner adesso, per quelli che stanno guardando oltre che ascoltando il programma sul canale 69 o sul canale di YouTube. Allora, Tina Turner quando cantava questa canzone, a parte che era pettinata come si chiama lui, Javier Milei, il nuovo presidente argentino di cui dopo parleremo, che adesso ce li ha neri i capelli, ma quando era un po' più giovane aveva i capelli così, come Tina Turner, Tina biondi. Turner. Tina Turner un po' di tempo fa, o meglio Mick Jagger un po' di tempo fa, forse quando è morta Tina Turner, a maggio. 24 maggio. Esatto, come i primi fanti. Esatto. Ha raccontato che il suo modo di muoversi e di ballare, di stare sul palco, glielo ha insegnato Tina Turner, no?
c'era in tante interviste queste cose con Mick Jagger e guardando, guardando Tina Turner camminare, guarda, non sembra Mick Jagger? She moves like Mick Jagger. Ma incredibile, la stessa camminata identica. E l'altra cosa che viene in mente è che, ahimè, purtroppo non si... La storia non insegna niente, perché se pensiamo al passato di Tina Turner, è un passato che è uguale a quello di Cher, che è uguale a quello di Whitney Houston, quindi insomma una storia di violenza casalinga che ha a che fare drammaticamente con le cose di cui si parla in questi giorni. Buongiorno! DJ, DJ, chiama Italia. 21 novembre! Ovunque sei, ti raggiungerà. Primo giorno di niente. Grazie alla radiofrequenza. Prego! Di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina da Amalfi. Oh yes! E non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione. La trasmissione. DJ, DJ Chiama Italia. L'ultima. Alex, prima, mentre parla Matteo, che ha alzato la mano e giustamente deve dire qualcosa, mi prepari Private Dancer, soltanto l'inizio di Tina Turner, che devo chiedere un favore a Nicola. E anch'io ho una cosa da dire, l'ultima su Tina Turner. Quando cantava la canzone che abbiamo messo, per noi era una vecchia decrepita, per noi che facevamo la radio allora. Vabbè, eravamo dei cretini. Eravamo dei deficienti, perché aveva... Adesso ci leccheremmo i baffi. Ma senti qua, è tutto certificato, ho fatto una ricerchina. Sì. Aveva l'età di Elisa. Sarà contenta. Ma è inverosimile. È questione di prospettiva. Elisa è stragiovane. A proposito della second hand motion, sì, perché ho immaginato che fosse un modo di dire, no? Sono andato a controllare. È bello perché è un'emozione mossa da un'altra emozione. Per esempio, tu stai andando in macchina e stai andando per fare un viaggio che ti piace molto fare, buchi la ruota e quindi la prima emozione è la rabbia, perché dici ma guarda te, poi pensi al fatto che quella ruota bucata ti impedisce la possibilità di fare il viaggio che avevi in mente e ti metti a piangere perché sei triste per il fatto che non riesci a fare il viaggio. Quel pianto lì è la second hand emotion rispetto alla rabbia. Ne c'era la versione bella, ne volevo una in positivo. No, io pensavo ti che viene a prendere un meccanico, buchi è bravo, c'hai un meccanico che si ferma. Hai le gomme lì run flat, non so come si chiamano, quelle che non devi neanche cambiarle, arrivi lo stesso a casa. Ah, mio marito mi ha messo le gomme così. Second hand emotion, però buona. Oppure il meccanico ti porta alla sua officina, accanto all'officina c'è un posto che fa gnocco fritto e salumi. E tu dici mi piace quella versione che hai trovato. Ci devi lavorare il suo. Hai trovato Private Dancer? Allora, io chiedo agli ascoltatori, è soltanto la mia memoria che è deviata o Luis Moreno, quando manovrava il pupazzo Rockefeller, usava come base Private Dancer? Ma secondo te? Mica è vietato? Ma no, ma mi sembra impossibile. Ma poi è un pezzo troppo sofisticato questo. Con la manina dentro. Allora, cambiamo argomento. Oggi è la giornata degli alberi in tutto il mondo. La giornata in cui si deve dedicare un po' di attenzione a questa componente fondamentale della nostra vita, perché gli alberi hanno tre proprietà. Tre proprietà: la prima, che assorbono, come sapete, il CO2; la seconda, che sono in grado di assorbire almeno il 50% delle precipitazioni e quindi comunque servono anche per aiutarci a non affogare; e la terza, non me la ricordo più, assorbono anche le onde acustiche. Ah, che bello, sono fonoassorbenti come i pannelli prima acustici. Mitigano il clima, perché quando c'è una pineta o un posto piano di alberi fa un po' più fresco. Fa più fresco, ma non solo. Ho scoperto questa cosa dai miei amici di Bormio: dentro il bosco ci sono 2 gradi in meno. Cioè 2 gradi in più, scusami, d'inverno. Del bosco? D'inverno, quando fa molto freddo. Lo spazio aperto, l'aria aperta, freddo, esatto. La finestra che c'è nel corrente. Nel bosco regolarmente 2-3 gradi in più, sapevo minimamente. Il WWF chiede in questo frangente l'osservanza di una regola che è quella del 3-30-300, è tipo la dieta zona 40-30-30, no? Ecco, qui è 3-30-300. Allora, 3 sta per almeno 3 alberi visibili dalla finestra di ogni essere umano.
E se tu dalla tua finestra non vedi tre alberi è una vita male. Di merda. Poi 30% di copertura arborea in ogni quartiere, ok? E uno spazio verde comunque ad almeno 300 metri da casa. Quindi insomma, non pensiamo agli alberi sempre solo come parte delle foreste, ma pensiamo agli alberi inseriti in un contesto cittadino. Sarà anche per questo che stamattina alle 11:30 ci viene a trovare Paolo Cognetti, quello delle otto montagne, ma quello anche di Giù nella valle? Bene adesso al posto della mia pur stupenda voce, la voce di Bertallot che disannuncia questa canzone come tutto, faceva tutto vicino, tutto così ai tempi della Trip. Non è un po' jungle questa canzone? Sì, come arrangiamento, no? Un po' trip hop, trip hop, bravo, ecco questo non mi veniva più in mente il termine. Sì, ci voleva tricky adesso. Sono passati 25 anni. Questi suoi bei denti d'oro, sono passati 25 anni. Questo. Come passa Udayam. Era Kanye Grace su Radio DJ. Come si chiama la canzone? Strangers. Grazie ragazzi, sempre pronti a rispondere a ogni bisogna. Sì. Alla bisogna si dice, giusto? È bruttissimo la bisogna. Senti, Stranger. Non sembra un po' una cosa sessuale, la bisogna? A te ti piace la bisogna? La bisogna. Senti, scusa. Strangers non è stranieri, ma è sconosciuto. Sconosciuto, sì, no, l'abbiamo già detto un'altra volta. Io dico, tu impari, no, poi no, ricicli. Sei un riciclatore. Ma te lo facevo dire. Sei un riciclatore. Parla per te, che tu sei il principe dei riciclatori. Ma di che? Tu sei bravo a riciclare, bravo. Riciclare i dolci. Bravo. Sai che oggi sono arrivato e siccome avevo un sacchetto di cioccolatini a casa, che era insieme a quell'altra cosa che hai anche tu. Quei cioccolatini mi sono reso conto che me li sarei mangiati tutti io nel giro di pochissimi giorni, quindi li ho portati e come faccio sempre in questi casi li ho sparsi sul tavolo della sala riunioni. Certo. Tanto 4 o 5 riunioni ci saranno oggi. Certo. E quindi chiunque verrà troverà dei cioccolatini in questo si attimo. Chiama riciclaggio. Bravo. Oh. Come nel tavolo del Dungeons and DJ o del Dungeons and, dei giochi di ruolo. Uh-huh. Una delle cose fondamentali del gioco del ruolo prima di iniziare a giocare è mettere dei dolciumi e delle birrette sul tavolo. Che figata. Ah, vedi, bello. Perché così bello, almeno bello, è tutto più confortevole. Un messaggio per te. Sì, Nico,
Noi infatti che facciamo mountain bike d'inverno preferiamo stare in mezzo ai boschi, fa molto meno freddo. Bravo. In strada. C'hai ragione. Ciao, in strada. Ragazzi, Giovanni, sai che in strada. Ciao caro, in strada fa molto freddo in bicicletta d'inverno, beh lo sai perché ci hai provato, sì, certo. Ma addirittura secondo un mio amico la teoria sua, non so poi quanto abbia attendibilità, però sembra è che il percepito mentre vai in bicicletta, chiaramente parliamo di una strada dritta a 30 all'ora, quindi comunque con quel vento d'aria. Freddo, è circa 10 gradi in meno rispetto alla temperatura reale dell'aria, quindi un cazzo di freddo. Abbiamo nominato in apertura Javier Milei, io direi che potremmo anche dedicargli qualche minuto per approfondire un po' il neo presidente argentino, per cui quando vedrete, quando vi verrà voglia di lamentarvi di qualcosa, sappiate che è niente in confronto a quello che aspetta gli argentini, che poi magari arriva lui. Sì, allora ieri le borse argentine, sì. Con tutto, per sì, carità, hanno preso il 30%. Tantissimo, perché lui ha promesso cose che evidentemente... Ha promesso l'impossibile. Sì, dollarizzare l'Argentina. Sì, esattamente. Chissà, per darvi l'idea, l'inflazione in Italia in questo momento è circa il 5% annuo. Vuol dire che se voi guadagnate 1000 euro al mese, per semplificare, ogni anno perdete 50 euro di valore rispetto allo stipendio. Esatto. L'inflazione attuale in Argentina, ripeto, da noi è il 5, in Argentina è il 140. 140/145%. Quindi il vostro 1000 euro non è che non vale, che vale di meno, vale che voi dovete ridare. Eh sì, se non vi aumentano lo stipendio del 400 più, euro. Devono darvi 2400, ecco, mettiamola così, per farvi avere sì. 1400. 1000 euro devono darvene 2004, secondo voi ve lo danno? Sì, vabbè. No. Vabbè, sei anche peggio di come la dici tu. In ogni caso, questo è un personaggio curioso ed è un grande classico, no? Quando la gente è disperata e sfiduciata, non si affida più a uno di quelli lì che li hanno portati nel disastro, ed è anche assolutamente comprensibile. Allora arriva sempre quello che fa saltare il banco. È successo con Grillo, è successo con Bush, con Trump, certo. E succederà sempre, no? Ma non è colpa di chi li vota questi personaggi, è colpa della situazione evidentemente disperata alla quale la gente è costretta ad arrivare. Però questo qua è il numero uno. Mamma, a parte, ragazzi, che è anche abbastanza giovane, perché ha 50 anni. E questa non è una buona notizia. No, vabbè, 50 anni è un'età certo. In cui uno potrebbe avere la maturità per fare qualcosa, e davanti anche il tempo per vederla crescere. Ha una specie di leader occulto, che è la sorella Karina, con la K, Karina Milei, quella che lui chiama El Jefe, perché è lei che è il capo. Ah, ok. È quella che ha organizzato praticamente tutto il suo programma. Lei comunque, prima di fare il capo della campagna politica del fratello, vendeva torte su Instagram. Questo era la sua diciamo specializzazione. Però non dobbiamo fare non bisogna avere un pregiudizio. Pregiudizi, perché uno che vende torte su Instagram poi non può essere anche intelligente. Certo. Ok, quindi diamole il beneficio del dubbio. Lui almeno è laureato in economia e ha anche lavorato alla Borsa Centrale, cioè ha lavorato, ha fatto uno stage, poi non l'hanno confermato, ma comunque di economia posso dirti, noi siamo abbacinati da quel taglio di capelli, dalla quantità di capelli. Cioè la quantità come se l'Italia se lui promettesse invece che i dollari più capelli per tutti, sarebbe A, in grado di mantenere la promessa, sì, ma... e poi probabilmente avrebbe anche più successo, insomma. Quel libro lì, no? Potrebbe essere anche la Divina Commedia, ma una copertina così brutta che noi non riusciamo a non giudicare il libro dalla copertina. Allora, se la sorella viene chiamata El Jefe da lui, lui viene chiamato da tutti gli altri El Loco, cioè il pazzo. Sì, fin dai tempi della scuola. Sì, e la sua campagna elettorale lo ha confermato, perché il suo segno di riconoscimento era una motosega. Caspita. Perché con quella motosega lui ha continuato a dire: io spazzerò via tutto il vecchio che c'è, tutto il Parlamento, soprattutto la politica, e taglierò anche l'inflazione. Adesso sta varando un governo con solo 8 dicasteri, il che è coerente appunto con la sua promessa di semplificazione. Però la parte più bella è che in tutto questo lui ha anche una componente mistica. Allora, sì, lui ha un cane, anzi ha quattro cani. Uh-huh, ok, questi quattro cani, che si chiamano Milton,
come Milton Friedman, un famoso economista. Sono i nomi di battesimo di quattro famosi economisti. Perché lui è economista. Lui ha studiato, sì, arriva da lì lui. Questi quattro cani sono Milton, Murray, Robert e Lucas. Sono dei mastini, adesso non so se sono mastini napoletani o che cosa, ma sono cani che pesano 100 kg l'uno, ok? Così dicono, poi in realtà se li vedi nelle fotografie sembra un pochino... Che peso specifico ma hanno? Ma che cazzo ne so, non lo so. Questi cani hanno la caratteristica di essere tutti e quattro uguali. Sai perché sono uguali? Perché sono stati clonati. Perché lui prima aveva un altro cane che si chiamava Conan. Sei anni fa questo cane è morto e lui è andato negli Stati Uniti e lo ha fatto clonare per sicurezza invece che farne una copia. Come con le chiavi, no? Certo, ne fai quattro. Me ne faccio quattro. Siamo sicuri che poi seppure te ne perdi uno, gli altri rimangono. Ma quanto è scemo questo Linus. come con le chiavi. Sì, sì, quattro cani, ma la cosa così. Più bella, poi finiamo. Aspetta, insomma. La cosa, chi è? Quattro cani per strada. Te l'ho detto. Il primo è... Grazie, apprezzo vabbè, molto. Allora, questi quattro cani sono stati clonati da Conan, che era il suo vecchio cane, a cui lui era molto molto affezionato. Ma dove sta il misticismo? Sta nel fatto che lui, Conan, lo ha incontrato 2000 anni fa. Ha detto, io 2000 anni fa ero un gladiatore romano nel Colosseo che dovevo combattere contro un leone. Io ero il gladiatore e Conan era il leone. Poi una forza superiore ci ha detto, voi non dovete combattere uno contro l'altro, ma voi dovete diventare alleati. E da qui è cominciata appunto la sua avventura. Senti, chiedo per un amico, l'Argentina non ce l'ha la bomba atomica? No, no, perché io guarda, no, credo che l'Argentina non abbia neanche gli occhi per piangere in questo momento. C'è anche un'altra cosa perché... che ha detto a proposito del mercato degli organi, è una cosa che consiglia. Ah, sì. Beh, è una cosa che consiglia. Sì, l'ho detto consiglia io. La possibilità. Ma intendi gli Hammond? No. La valutazione della vendita degli organi ridondanti che magari non servono più. Il problema è che con un'inflazione come quella vuoi che qualcuno non se l'abbia, non se li sia venduti. È lo stesso paese del bambino che si è venduto la moto e la PlayStation per andare a vedere una partita da fuori senza neanche il biglietto d'ingresso. Don't you feel like trying something new? Don't you feel like breaking out or breaking us in two? You don't do the things that I do. You wanna do things I can't do. Always something.
Capolavoro di Joe Jackson, Breaking Us in Two, scrive un ascoltatore. Anche Barbara Streisand si fa clonare il cane da anni. È arrivata la terza generazione di Sammy, il suo Bichon Frisé. Che cane sia, il Bichon Frisé, però deve essere molto bello. Di sicuro so come è pettinato. Ah, il Frisé. Io gli alberi li adoro, vado sempre a spasso nel bosco. Poi mi piace scolpire il cirmolo, il suo profumo rilassa e fa bene all'anima. Pietro da Trento, il cirmolo che è il nome, diciamo, volgare del... del pino cembro, okay. È un albero, un legno particolarmente pregiato e pieno di oli essenziali. Si usa per arredare le camere da letto, okay. Perché mentre dormi quel profumo ti rilassa. Deve essere anche molto dolce come legno, se si può... Sì, è morbido, si può lavorare. Non si può mettere nel camino perché è troppo profumo. Vi invidio. Perché? Perché vanno a fare le passeggiate nei boschi, scolpiscono il cirmolo. Sì. Senti, in quanto Pinocchio. Pinocchio, sì, sì. Dimmi pure. In quanto Pinocchio, senti questa. Oggi ogni classe della scuola elementare Mussino di Collodi pianterà un albero in prossimità del parco di Pinocchio per festeggiare appunto la giornata mondiale degli alberi. E poi c'è questo messaggio che mi piace più che altro per il tono. Ecco questo. Ma pensa a te... Proprio oggi che inizierò a realizzare il mio primo bonsai. Coincidenze? Non credo proprio! Perché parliamo di... Sì, che abbiamo parlato di alberi. E il pensa a te. Ma pensa a te. Pensa a te. Tu l'avevi mai sentito pensa a te prima di venire a Milano? Sì, si dice anche. Io quando ero piccolo non avevo mai sentito pensa a te. Poi alle superiori è arrivato un professore che continuava a dire ma pensa a te. Sì, ma andava di moda negli anni 70. È arrivato il pensa a te di colpo. Prima ma pensa a te qua così esageriamo un po' con quella E del pensa a te. Sì che faceva un po' figo, un po' alternativo. Ma pensa a te era un po' l'antesignano di quello che a Roma sarebbe poi stato l'assolutamente sì. Sì, che per fortuna si è estinto. Sì, non se ne parla più. Beh, poco. Magari lo usi quando ce n'è assolutamente un motivo. DJ Blanquito, baby, Michelangelo, Diego, Magazzano. Pensavo che non ho ancora imparato il bon ton ton ton. Stavolta spingo il tom tom, scappo dai radar, cambio la trama, no e mi chiedo da un po'. Già che siamo qui, gridiamoci il peggio e scopriamo di botto. Quelli come me, senza un piano B, non vanno all'inferno, ma un piano di sotto. Io sono sconvolto e vuoi del room, sto caldo mi ha sciolto, boiler room. E cerchi lo scontro e non è il mood, se non sai chi ha torto, spoiler tu. Mi sento in apnea, come se fosse San Andreas, alfabeto Morse, tua e vita mea. Ma passano gli anni ma io non cambio idea. Oh, che già pensavo che non ho ancora imparato il bon ton ton ton. Stavolta spengo il ton ton, scappo dai radar, cambio la trama, no e mi chiedo da un po' sul parquet, quando ti sale male non capisco se non mi aspetto.
sputarci sangue e fare karate. E rompi il cazzo e sei convinta che l'abbia vinta. Mentre scappo in sala prove, cancello il nome. Poi dico nel fondo tinta, perché sei finta. Hai perso tutto come il poker, prima non poste. L'effetto che mi fai quando dici che non vuoi. Poi sbaglia di nuovo. Non basterà chiedere scusa, quindi questa volta nemmeno ci provo. Non mi fido delle parole né delle persone, perché cambiano in fretta, è una maledizione. No, non so fare l'amore, ma scopare per ore. Fumi una sigaretta affacciata al balcone. Non sono capace ad amare per finta. Promettimi che sarà tutta la vita. Parlavo di te in ogni singola rim. Tu sei la mia melodia preferita. Pensavo che non ho ancora imparato il bon ton ton ton. Stavolta spengo il ton ton. Scappo dai radar, cambio la trama. No, mi chiedo da un po' se mi hai avuto troppo contro, tro. E fatto lo show in mezzo alla strada, tutta ubriaca, sembravi me. Preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al centro mentre la pista suona. Dimmi, dimmi dov'è. Dimmi, dimmi dov'è. Ora dimmi, dimmi dov'è quello che c'è in te quando pensi a me. Se sono qui stasera, che piango in discoteca. E scusa, ma è mezzanotte appena, confusa tra questa gente. Dimmi, dimmi dov'è. Dimmi, dimmi dov'è. Ora dimmi, dimmi cos'è quello che c'è in te quando pensi a me.
le 10, state ascoltando Radio DJ, stavate ascoltando per l'esattezza una canzone di Calcutta che si intitola Due Minuti, Calcutta di cui ogni volta si ricorda l'origine laziale, quantomeno di Latina, giusto? Sì, lui così come Tiziano Ferro. Così insomma, come Tiziano Ferro. Le glorie locali, sì. Dopodiché però ogni volta che ci viene a trovare ci racconta che lui da Bologna. Parecchi anni vive a Bologna. Bologna. E allora quello che stiamo per raccontare piacerà anche a Calcutta. Perché esatto. Stasera a Bologna riapre i battenti dopo tantissimo tempo in cui è stato chiuso il cinema modernissimo che già nel nome vi fa capire da quale epoca arriva. E ce ne parla il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto su Radio DJ. Allora partiamo dall'età del cinema. Di che anno era? Il cinema dunque, è stato ideato nel 1913, è stato inaugurato nel 1915 ed è stato attivo fino al 2006. Ok. E che tipo di cinema era nel 2006? No? Perché i cinema invecchiando cominciano a prendere nel così. Nel 2006 era una catastrofe. Io ricordo che avevo teorizzato proprio andando in quel cinema che i film sono belli o brutti non oggettivamente ma da come stai tu e da, certo. Soprattutto da dove lo vedi. Certo. Perché io ricordo di aver visto un film di Wes Anderson e di averlo trovato bah. E poi l'ho rivisto lo stesso film in un altro cinema e ho detto questo film è meraviglioso, come è possibile? Ma la colpa qual era? Del telo, del proiettore, della scomodità delle poltrone, tutto quanto? Il telo era un po' strappato e grigiolino, le tende non le avevano mai lavate, era passata un'industria della polvere che aveva polverizzato tutto. A chi apparteneva? Era una cosa di una tristezza. Senti, a chi apparteneva il cinema, perdonami? Ma il cinema appartiene, come quasi tutto il palazzo, ad una famiglia bolognese che lo detiene dagli anni 20. Dall'inizio, ok. E, però il cinema tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, un po' dappertutto in Italia, soprattutto il cinema dei centri storici, certo. Erano stati un po' sopraffatti dall'arrivo delle multisale e quindi non investivano più e quindi insomma sembrava che fossero delle luci destinate a chiudere per sempre. Poi Guglielmi, che era assessore alla cultura nei primi 2000 a Bologna, proprio cercando di lottare contro questa chiusura costante che sembrava non si potesse... Non si inevitabile, potesse, sì. Inevitabile, sì. E, si fece portavoce di una delibera che fu approvata dal Consiglio Comunale, una prima delibera per l'Italia in cui il comune di Bologna non concedeva più un cambio d'uso automatico. Okay. E quindi i proprietari sono venuti verso la Cineteca, abbiamo iniziato a parlare, io ero molto titubante perché avevo questa memoria orribile di questo luogo e insomma allora però loro hanno insistito, sono andato a vederlo e con mia enorme sorpresa il mio cuore ha battuto e sono entrato in questo luogo e ho pensato, ma questo è Atlantide, perché loro avevano... Esiste perché avevano tolto tutte queste tappezzerie antiche, malconce, un po' maleodoranti e di colpo si vedeva l'architettura dell'inizio del Novecento, che poi è un'architettura bellissima. Ottocentesca. Certo, e con questa leggerezza, perché se eri sottoterra, eri in Piazza Maggiore, ma c'era questa leggerezza. E allora ho pensato, ma questa... E allora abbiamo poi discusso con la proprietà, abbiamo discusso con il comune. Il comune ci ha concesso l'utilizzo del sottopasso, che era un'altra cosa curiosa fatta a Bologna alla fine degli anni 50, proprio un sottopasso per aiutare i cittadini ad attraversare la via Emilia senza essere travolti dalle macchine ed è un'area enorme di 1600 metri dove c'era anche un piccolo centro commerciale e quelli che sono molto anziani come me se lo ricordano perché andavamo a fare le spese di Natale, c'erano vari negozi, era un luogo molto allegro, che poi anche quello verso la fine del Novecento aveva chiuso, sopraffatto dai centri commerciali e quindi il comune ce l'ha concesso e siamo partiti con un progetto che sembrava assolutamente impossibile e poi con molta testardaggine, col sostegno di Confindustria Emilia, del Comune di Bologna, poi dello Stato, perché la legge Franceschini
aiutava, aiuta la riapertura delle sale, certo, storiche, sì. E abbiamo messo insieme il denaro necessario per fare questa grande impresa che poi è la riapertura. Quanto tempo ci è voluto, Gianluca? Quanto tempo ci avete impiegato dall'inizio dei lavori ad oggi? Dall'inizio, dalla prima volta che ne abbiamo parlato a oggi, ci abbiamo messo 9 anni. Caspita. E dall'inizio l'inizio finale dei lavori ci abbiamo messo 3 anni. Senti, è una sala grande, con quanti posti? È una sala meravigliosa perché ha questa ampiezza, questo spreco di spazio ottocentesco è la classico luogo dove oggi si potrebbero fare 3 sale, certo. E invece l'abbiamo mantenuta, sì, proprio questa, sì, idea, sì, dello spazio, del luogo deve essere arioso. Sì, però Gianluca, sì, scusami, nel frattempo l'essere umano si è ingigantito, ne avete tenuto conto? Sì, è vero, è vero. La sala portava 1000 posti e adesso ne ha 360. Belli comodi, credo. Belli comodi. È come passare dall'Italia a Emirates, sì, considerando che sì, ci siamo ingigantiti, ma non siamo diventati alti 3 metri. Stasera apre il cinema con... Stasera c'è 8:30, dico bene? Dici bene, ma in realtà abbiamo pensato, siccome ci abbiamo messo così tanto, dal momento in cui l'abbiamo annunciata, abbiamo condiviso con la città, finalmente all'apertura, abbiamo pensato che un giorno di inaugurazione non era sufficiente, facciamo 10 giorni, ecco, di grandi festeggiamenti, sì, e quindi verranno tanti registi. Oggi abbiamo Marco Bellocchio e apriamo con una conversazione con lui, poi ci sarà Marco Tullio Giordana che presenterà il film di Zurlini La prima notte di quiete, e poi Francesco Piccolo e Luca Bigazzi, esatto, a introdurre 8:30, e poi andiamo avanti giorno per giorno. Ci sarà Wes Anderson, ci sarà... domani alle 18 c'è Ciao Nidi, Renato Zero, che mi pare veramente imperdibile e non sto scherzando. No, è un film meraviglioso, è un film, guarda, l'ho visto recentemente ed è un film che ti fa pensare che sia stato fatto fra 20 anni. Eh certo. Senti, l'ultimissima cosa, è curioso, pensa il destino come ci gioca, che il cinema riapre nel giorno in cui esce questo film documentario recuperato da Walter Veltroni, insomma, già, quantomeno il film di Lucio Dalla, che sicuramente avrebbe molto apprezzato, credo, no? Beh sì, anche perché è a 150 metri da casa sua. Da casa sua, e sicuramente il Modernissimo è un luogo dove lui è andato tante volte. Era un cinema importante di città, era il cinema dove fu fatta la prima di Ultimo Tango a Parigi, di Per un pugno di dollari, di Apocalypse Now, di tanti film mitici del Novecento. Grazie per la buona notizia, buon lavoro e buona giornata, Gianluca. Grazie, grazie molte a voi. Grazie. Ciao. DJ Chiama Italia.
Una canzone meravigliosa di 50 anni fa abbondanti che sembra scritta fra 20 anni. Bravo, bravo, come il film Ciao Nidi Relato Zero. Sì, sì, cheat sì. Del nostro posso amico dirti di prima. Una cosa, è un brano modernissimo. Modernissimo. Come il cinema. Come il cinema. Appena sentite le prime note, dice Giancarlo, mi sono fermato, ho spento il macchinario e mi godo questa canzone. Chissà cosa starà facendo. Perché mi sono fermato, ho spento... in una fabbrica, evidentemente, in un laboratorio, in un capannone. Magari è potrebbe anche essere un falegname. O panetteria. Un falegname non usa il termine macchinario. Macchinario, macchinario è una roba grossa che fa tanto rumore. Sì, sì. Torni? Tornio? Beh, non so se torno, adesso sto qua fino a mezzogiorno, poi penso che vado a casa. Per osmosi, pensa ad ascoltare questa canzone non di fianco a un macchinario, per carità, se c'è soltanto quel posto va benissimo, quello è. Ma nelle condizioni in cui l'ha sentita Esther che ci scrive da Windsor, non mica un posto qualunque. Per osmosi state camminando nelle bellissime campagne inglesi, accarezzando qualche albero e organizzando i pensieri prima di sedervi davanti a un PC. L'autunno qui è la stagione più bella. Mi viene sempre in mente la povera Giulia, di cui si continua a parlare, di cui si continuerà giustamente a parlare anche nelle prossime settimane, nei prossimi secoli, perché una delle foto ricorrenti che la mostrava prima che si sapesse la drammatica fine che ha avuto, la ritraeva mentre abbracciava un albero, cosa che gli riusciva anche un po' complicata perché era molto molto piccola, minuta, e l'albero invece era molto scegliere, grande. Giusto, sono un elettricista appena arrivato in appartamento per fare le ultime finiture. Arrivano due ragazzi per montare le tende e mi dicono: noi facciamo il lavoro solo se ci metti il radio DJ. Grande. Gli ho risposto: metto DJ TV, così potete senza distrarvi anche guardare. Bravi. Bravi. Cosa abbiamo fatto per meritare tutto questo? Chi lo sa, chi lo a sa. Tra poco. DJ, DJ, chiama Italia. Paesaggi, e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani. Lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. Ed al tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna esisti. Sei tutta la mia band. Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane. Noi sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang. Sul viso leggi il mio passato come la belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Come c'è con me? Ma gli sfondi tra io, tra i pianeti disposti.
sia lontano da me. Sei contenta? Anche oggi ho fatto sorgere il sole. Ci è voluto un po' convincerlo, vedi? Ho dovuto raccontargli di te. Ci credi? Sei contenta? Ho ordinato ai pesci di salutarti quando ti saresti immersa nel mare e nell'aria un profumo orientale e alle api miele pappa reale e alla radio solo quelle canzoni che ti fanno stare di buon umore e agli oroscopi di tutto il pianeta ho ordinato il tuo segno fortunato in amore. Cosa non farei per te? Che sei sensibile all'estate. D'inverno ti nascondi ma poi riprendi i tuoi colori e mi fai guarda, 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 guarda che sole che c'è là fuori. Guarda che sole che c'è là fuori. Guarda che sole che c'è là fuori. Sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale. Sei contenta? Deviato via i pensieri più neri, spalancato le finestre dei cieli, perché tu vedessi come ti vedo io da qui. Margherita, che non ha bisogno di giardiniere, solo terra, pioggia e un raggio di sole. E amore, e cosa non farei per te? Che sei sensibile all'estate. D'inverno ti nascondi ma poi riprendi i tuoi colori e mi fai guarda, 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 guarda che sole che c'è là fuori. Guarda che sole che c'è là fuori. Guarda che sole che c'è là fuori. Sale, sale. Sono ora le 11. Yeah, oh, yeah, 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 yeah. Se sapessi il male che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi hai lasciato solo in un king size. Io che ti leggevo al buio come il Braille, preferivo non leggere mai. Ti ho portato a letto come i nightmares. Sono fuori che ti aspetto, però in macchina c'è freddo e ti porto in un posto speciale, anche se non è perfetto. Appannati come freezer, come finestrini quando fuori è winter. E parliamo così tanto che le frasi fatte diventano scritte. E stupido che non ti ho detto subito i difetti. Volevo almeno il dessert, almeno i limoncelli. E mi son buttato un po' come il pogo. Era il tuo gioco, io John e tu Yoko. Cercami in una tempesta, non ti devi riparare. Se mi spareranno in testa, tieni pure la SIAE. Oh, se sapessi il male che mi fai. Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi hai lasciato solo in un king size. Io che ti leggevo al buio come il Braille, preferivo non leggere mai. Presente i funerali, quelli tibetani dove gli avvoltoi portano via tutto quello che rimane, un po' come è finita fra di noi. Restano solo canzoni che cancellerei col senno di poi. Penso ancora a lei quando pago l'analista con i soldi dell'eroe. Ma tu rogli a bandiera lo stress, perché a dire addio sei più brava di me. Tu usce, tutti i miei incubi chiedono di te. Hey, hey. E non ti ho chiamato, prendeva poco. Mi hai detto bravo, ho risposto col fuoco. È passata la tempesta, ho smesso di stare male. Andiamo alla stessa festa, sotto casse separate. Wow, se sapessi il male che mi fai. Che mi fai, che mi fai, che mi fai, che mi hai lasciato solo in un king size. Partenza falsa, c'era l'impegno, ma non abbastanza. Ci ho messo il cuore, la testa e le braccia. Non si vince mai quando perdi la faccia. Wow, stupido che non ti ho detto subito i difetti. Gli incubi erano solo segreti, no?
Il punto di questa canzone è che lui è andato a vivere con lei, ha preso il letto king size, cioè il lettone one, okay, non il queen size che è un po' quindi? Più piccolo. E poi lui dice: mi hai lasciato solo in un king size. Ah, certo, con certo. Tutto si sente di più il vuoto. Si sente più di più il vuoto. Sì. Saluto tutti quelli che si sono emozionati prima ascoltando la canzone che qualcuno ha riconosciuto ma di cui non ricorda il titolo. La canzone si intitolava A Salty Dog, A Salty Dog, ed era di un gruppo ante Genesis. La voce del cantante somigliava molto a quella di Peter Gabriel, che si chiamava Procolarum. Anch'io mi sono fermato mentre lavoravo per ascoltarla, dice Angelo da Villanova Monferrato. Chi non vedeva Avventura non può capire. Amico mio, per vedere Avventura devi avere la mia età, cioè anche over, la tua. Over 60. La famosa età dei datteri. Over 60. Posso fare riferimento a una cosa detta prima, cioè sì, il film Ciao Ni, che racconta la storia di Renato Zero. Sì, sì. È arrivato un bel messaggio. Sì. Sapete che nel film di Renato Zero, Ciao Ni, quel personaggio che esce dal camino non me lo ricordo, con la gobba piccoletti, era mio caro amico. Fine. Vabbè, ma ci teneva a condividere le emozioni. Roma si leva fortissimo. Augustarello è il personaggio. Da Roma si leva fortissimo il coro. Perdonaci. Tra l'altro, tornando per un secondo sempre alla bella telefonata e alla bella notizia che è tornato in vita questo cinema degli anni 15, insomma, dopo più di 100 anni di vita, il cinema modernissimo di Bologna, mentre ne parlavamo scorrevano alcune immagini d'epoca e una in particolare mi colpiva, perché era l'immagine del cinema visto da fuori con il parcheggio davanti proprio, e c'erano una ventina di macchine meravigliose, quelle degli anni 30, quelle con i musi lunghissimi, okay. Eccole lì, guarda. Le topolone, beh, poi c'è anche auto quella del ventennio, c'è dai. Quella accanto alla topolona un po' più figa che sembra quella dei gangster, che ha il predellino. Sì, siamo anni 20, anni 30, dove a Chicago avevano il Mitra, quello che sventagliava. E poi stavo pensando che in quegli anni, appunto, vedi, convivevano auto di epoche molto diverse, perché non è che era come adesso che la macchina si cambia quando finisce il leasing, no? Tu fai 4 anni di leasing e poi cambi la macchina. A proposito, stamattina leggo la notizia che Amazon dall'anno prossimo venderà anche le macchine. Sì. È un bene, cioè. No, per carità, si vede che sono in grado di fare anche quello. Speriamo, no? Perché arrivino presto. Perché alla fine ho capito che Amazon, che noi immaginavamo con dei magazzini giganti in cui c'era qualunque cosa, tipo gli elfi di Babbo Natale, in realtà si appoggia a tanti negozietti che ti spediscono loro poi direttamente la cosa. Ci sono i magazzini grandi e poi ci sono. E quindi venderà le macchine con lo stesso principio, immagino, sì. No? Si appoggerà a concessionarie e mi pare di capire, dicevi prima, che vendono soltanto macchine che però sono già immatricolate. Non è che la scegli all'inizio. Hyundai darà questa possibilità. Tu ai quattro angoli del pianeta trovi una macchina già immatricolata, Amazon te la sposta vicino casa e poi decidere. Non hai tutta quella parte complicata del configurator. No. Cos'è configurator? Come non sai cos'è configurator? Devi un po' il configurator è, ho capito. Sul sito ti metti lì. Mando un'ambulanza da Mi Cliniche. Ma il cuore sì, è svenuto. Scusate, ma il mio configurator ha un nome e un cognome. Si chiama Remo Tamagni. Io sono ostaggio di un essere umano che siccome è alla mia età, tra un po' andrà in pensione. E poi? Io vado col triciclo. Vai a piedi, vai in bicicletta. No, altro Dio all'infuori di lui. Il configurator è quella cosa diabolica per cui tu sai più o meno che macchina vorresti prendere, vai sul sito della casa madre di questa macchina cerchi di scegliere il tuo modello e cerchi di fartelo più o meno come lo vorresti. Sì. Dopodiché puntualmente ti perdi, a meno che non sei cintura nera tipo Mauro o tipo Remo, insomma, no? Il problema è che alle complicazioni classiche adesso si vanno ad aggiungere anche delle cose a cui non avevamo pensato, perché una volta il primo bivio era benzina o diesel, ok? Sì. Vabbè, il primo bivio era quanti soldi ho. Il secondo bivio è a che cosa mi serve la macchina. Nuova usata. A che cosa mi serve la macchina, che modello vorrei, e poi appunto cercavi la motorizzazione e tutto il resto. Adesso che tutte le macchine nuove che vengono prodotte tendenzialmente sono elettrificate, ci sono ancora le altre ma sono
chiaramente in netta minoranza. Quindi se tu compri una macchina, cioè fai finta che il tuo leasing scada, a un mio amico gli scade il leasing adesso. Bravo, bravo. Ok, l'ha tenuta per 4 anni la sua macchina, vorrebbe cambiarla con una simile. Sì. Ma quella che lui aveva non c'è più, ce n'è una nuova e devi scegliere fra cose che si chiamano hybrid plug-in, sì, plug-in hybrid, plug-in sì. Hybrid, full hybrid, che è l'ibrido stupido, cioè full, capito? Un po' stupidotto, full. No, completamente, completamente E mild hybrid, che io mild l'ho sempre letto solo sui pacchetti di sigarette. Sì, le principali caratteristiche delle auto mild hybrid sono: il motore elettrico non dà trazione alle ruote. E che cazzo serve? Non lo so. Praticamente funziona così: il mild hybrid si appoggia a un motore termico normale, ma non dà lo spunto. Cioè, tu quando sei in manovra non usi soltanto il motore elettrico. Si aggiunge quando fai un'accelerazione, ma la macchina già sta funzionando col motore termico. Quindi serve per consumare. Ed è cosa buona o cattiva? Sì, no, è cosa buona. Ti fa consumare meno. Ti fa consumare un po' meno, ma si appoggia, diciamo, dà supporto a un motore termico che funziona già per E come la carichi questa? E questa si carica da mentre sola. Con l'energia cinetica, non devi mettere il caricatore. È il motore che carica. È il motore che carica, perché è un apporto minimo. È mild, vuol dire leggero. Però costa 30.000 euro in più di quella normale. Però ti dà un po' sulla distanza, ti dà la possibilità di risparmiare un po'. E poi probabilmente dal punto di vista giuridico le mild hybrid entrano in zone dove la termica non può andare. Poi full hybrid invece. Full hybrid non hai il cavo per attaccare la corrente. No, perché è ancora hybrid, quindi significa che c'è ancora un motore termico. E in quel ma anche hybrid plug-in c'è il motore termico. Sì, sì, ma infatti è diverso il modo di utilizzarle. Vedo le gocce sulla fronte. No, è facile. Plug-in mi hybrid. Mi uccido con del cianuro. Io non voglio sapere più niente. Da definizione si dice. Io prendo il taxi. No, che cazzo guarda, io prendo il Tavor. C'è troppa modernità. Sì, qui è scritto che plug-in hybrid funziona il motore elettrico fino a esaurimento batterie. E poi, comunque, oltre una certa velocità, interviene il motore termico. Questo è il full? Plug-in. E il full? No, però io so che il full l'abbiamo detto prima. Il plugin c'ha la spina, il full non ce l'ha la spina. No, nessuno di questi ha la spina. Quando il plugin c'ha la spina, plugin c'ha la spina, ce l'ho avuta per tutto il weekend. La macchina con la spina, ero terrorizzato. Una spina grossa così, non sapevo dove attaccarla. Plugin vuol dire attacca la spina. Plugin. Mi deludi, Matteo. No, sto leggendo qui. In pratica, le auto plug-in hybrid si utilizza solo il motore elettrico quando si accende la vettura. L'ignoranza, mi avete fatto venire mal di testa. Ci credo. Si guida alle basse velocità fino all'esaurimento della carica della batteria elettrica al litio e si ricarica con l'energia cinetica. Qui non parla di plug-in. No, il plug-in c'ha la spina. Dice il nome, però qui probabilmente perché c'è la spina e con la spina carichi la parte elettrica e la parte elettrica funziona, diciamo, fino a bassa velocità. Quando poi la velocità diventa più alta entra il termico. Nelle auto ibride plug-in è possibile farlo attraverso una fonte energetica di alimentazione esterna, cioè si infila la spina. Però tu hai il box. Ma io ho anche 2 o 3 biciclette. Bravo. Io ho 2 o 3 biciclette. Che bisogno ho? Bravo. No, poi non parlarmi del box. Non parlarmi la del colonnina. Box. Devi mettere la colonnina. Perché non metti la colonnina? La spinona grossa, quella così ci vuole. Don't lose.
Flex, Duran Duran su Radio DJ. Questa canzone e questo album, Seven and the Ragged Tiger, usciva esattamente oggi, 40 anni fa, e cioè il 21 novembre del 2000 e del 1983. Non riesco neanche a dirlo. 1983. Non riesco neanche a dirlo, come Caspita. Hybrid plug-in. Caspita, non riesco neanche a dirlo. Vado un attimo a bruciare la patente e torno, dice dice Elena. Matteo sta sudando più che per l'esame della maturità del 94. Allora, c'è anche da dire che poi quando te la danno e te la spiegano è facile. Sì, macchina, sì, quando devi scegliere che è un casino. E non l'abbiamo ancora toccato, l'hai fatto tu prima, ma la colonnina. Più la che la colonnina, la colonnina è una colonnina, beh, lì c'è lo spinone grosso, paghi e vabbè. No, il problema è anche la spina di casa, che qualcuno mi ha fatto del terrorismo e mi ha detto che per adattare una spina di casa ci vuole più di quanto costa la macchina stessa. Comunque è un investimento importante anche quello. Però sentiamo un po' la spiegazione degli ascoltatori. Ne hai quanti messaggi? 3 messaggi. Il primo da dove arriva? Da Roma. Vai. Allora Matteo, Linus, Nicola, possiamo riassumerla così. Mild Hybrid è semplicemente una batteria di leggero supporto. Parla come la Meloni. Full Hybrid è l'hybrid vero e proprio, ovvero che parti elettrico entra in motore a benzina. Sì, per intenderci, a benzina parti quando stai già in terza marcia, quindi ti aiuta nella trazione iniziale e riduci i consumi. Bene. Plug-in Hybrid è uguale al full hybrid con l'aggiunta e la possibilità di avere anche una trazione esclusivamente a batteria, però una durata limitata di circa, ecco, 50 km. Tutto qua. Tutto ciao. Chiaro. Ciao caro. Tu hai capito. No, quella che sentivi sotto era la sua macchina plug-in che si lamentava perché stava dicendo qualcosa. Ne hai un altro? Oh, un altro. Non stiamo dicendo che siamo contro l'auto elettrica. No, io sto dicendo che non finire sulle riviste di settore. Cioè, anzi, sto dicendo che devo cambiare macchina e devo comprare una di queste. Vorrei sapere come funziona. Basta. Punto. Fine. Ok. Di dov'è l'altro? L'altro credo sia calabrese. Dai. Il plug-in hybrid si carica con la spina e ti fa fare 50-60 km in elettrico. Ha una batteria da 12, 13, 20 kWh. È domenica alle 16:30 c'è Catanzaro Cosenza. Iamo Lope! Smettila, non prendere il giro. E poi poi quest'altro che credo sia milanese. Scusate ragazzi, non è così. Bologna. La plug-in dipende dai modelli. Giusto, sì. Per esempio ci sono delle marche nelle quali fino a 70-80 km si può andare solo in elettrico e anche a velocità elevate, chiaramente il consumo aumenta. Dopo si può scegliere lo stile di guida e si può mettere anche che funzioni sia a batteria e che supporti anche il motore termico. Bene, perfetto. In realtà hanno detto tutti e tre la stessa cosa, solo che l'ho spiegata ovviamente in maniera un pochino diversa. Siamo tra Reggio Emilia e Imola, non so di preciso. Comunque terra di motori, quindi ci fidiamo. No, volevo tornare per un secondo io alla canzone di prima. Ogni volta che sento Celtic Dog dei Procolarum, per me è un salto nel passato. Mi ritrovo negli anni 70 davanti alla televisione a vedere una trasmissione che si chiama appunto Avventura, che aveva come sigla iniziale, questa era la sigla finale, aveva come sigla iniziale She Came In Through The Bathroom Window dei Beatles, cantata però da Joe Cocker. E non ci chiederai, amico Paolo da Genova, la stavo facendo sentire proprio adesso a Nicola. Questo me lo ricordo, ragazzi. Io me lo ricordo. Bianco e nero. Bianco e nero. Sì. Due lacrime bianco così. Bianco e nero, e mi pare si vedesse una cinepresa. Ma mi pare. Ma torniamo al presente. Signori, la prossima domanda è... È la tua risposta definitiva, Taylor? Sì, sì, molto base da milionario. Moltissimo. Milionario più... Lei è miliardaria quasi. Più congrua di lei. Assolutamente. Is it over now, Radio DJ? Once the flight had flown with the wilt of the rose I slept all alone. But you still wouldn't go. Let's fast forward to 300. Take out coffees later. I see your profile and your smile on unsuspecting waiters. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every maiden's bed for something greater. Baby, was it over when she laid down on your couch? Unbuttoned my blouse. Come here, I whispered in your ear. In your dream as you passed out. Baby, was it? Oh.
red blood, white snow. Blue dress on a bow. Your new girl is my clone. Did you think I didn't see there were flashing lights? At least I had the decency to keep my nights out of sight. Only rumors about my hips and thighs and my whispered sighs. Oh Lord, I think about jumping off a very tall somethings just to see you come running and say the one thing I've been wanting. But no, let's fast forward to 300 awkward blind dates later. If she's got blue eyes, I will surmise that she'll probably date her. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every model's bed for something greater, baby. Was it over when she laid down on your couch? Was it over when he unbuttoned my blouse? Come here, I whispered in your ear in your dream as you passed out, baby. Was it over then? And is it over now? Flashing lights, at least I had the decency to keep my nights out of sight. Only rumbles by my hips and thighs, and I whispered sighs. Oh Lord, I think about jumping off a fairy tale, some things just to see you come running, running, and say the one thing I've been wanting, but no. Is it over now? No, non è ancora finita, sono soltanto le 11:21, abbiamo ancora un paio di canzoni, poi arriva Paolo Cognetti che ci racconta del suo disco, del suo libro. Ha anche fatto anche un film e un disco. Beh, il film l'hanno fatto da un suo, magari ha anche ambizioni musicali. Assolutamente. Taylor Swift che credo sia ancora in Brasile, comunque sicuramente in America Latina per il suo tour, che sta portando qualcosa in più alla sua definizione di milionaria. Pazzesco. Anzi, bilionaria. Pazzesco. Chi vuole essere bilionario? 1,1 miliardo di dollari. Peraltro, nei giorni scorsi abbiamo parlato del caldo pazzesco che faceva Rio de Janeiro e forse sicuramente avrete letto la notizia che ha cancellato una data che era prevista per la morte di una ragazza che era in attesa dalla mattina sotto un caldo. Colpo di calore. Sotto un caldo pazzesco. Girano anche dei video di Taylor Swift in occasione appunto di quei concerti in cui si capisce che fa talmente caldo che fa fatica a respirare e quindi a prendere il fiato per riuscire anche a cantare. No, ci sono ancora dei messaggi, c'è ancora una coda elettrica. Saluto Max che dice: ho spento il macchinario ma non ci ho capito un cazzo uguale. Bella Matte. Però c'è un chiarimento teorico da parte di un ascoltatore sui garage. Io ho il plug-in hybrid e il cavo in garage va attaccato su una spina normalissima. Ottimo. La cosiddetta tedesca, dove vengono attaccati anche il ferro da stiro. Quindi non devi fare assolutamente nulla se non mettere magari la spina più grossa se hai solo la presa di quelle piccoline. Abbordabile. Ma è normalissimo, non devi spendere nulla. Ho detto una cavolata. Bene. Chiamo il nostro amico Carni adesso. È un attimo. Che cosa mi dice lui? È un attimo. Ma no, ma quello che vuoi, si può fare tutto. Tutto si può fare. Rinus. Cioè, vuol dire, se tu vuoi fare, perché è molto verboso, Carmine. Se tu, allora, se poi mi dici devo mettere una cosa, Andone, devo mettere un'altra cosa, è un'altra cosa. Adivido un fiume Crati a Cosenza. Devi vedere il fiume Crati a Cosenza come l'hanno fatto il lungo l'hanno Crati. Fatto bello. Sembra Parigi. Mi ha detto così. Osvaldo da Melbourne. Matteo, devi rispondere a questo messaggio. Ciao ragazzi, ho appena comprato i biglietti aerei e finalmente porterò la famiglia per la prima volta in Italia a Milano a giugno. Sì. E quindi saremo con voi a Party Like a DJ. Ma chi ti ha detto che lo facciamo? Infatti, stai mettendo il carro davanti ai buoi. Ormai diciamo c'è questa tradizione. Sì, però, credo sì. Però. Tu hai presente il miracolo di San Gennaro, no? Che a volte si scioglie, a volte non si scioglie. Ma sai che stamattina l'ho visto il miracolo di San Gennaro? Sì. La porta del bagno del secondo piano chiusa. Incredibile, Sì, bello. E c'era dentro il manutentore. Sì. Hai visto? Colui che manutiene tutta Italia. Oggi era il nostro turno. Bellissimo. Grazie Gabriele. Allora, Plaid, data proposta, così per mantenere la tradizione.
da me, naturalmente da me, sicuro che non mi riguarderà come tifoso di calcio. Finale UEFA Champions League 2024, sabato 1 giugno. Sabato 1 giugno. Sabato 1 giugno. Quindi lo facciamo quel giorno lì? Quel giorno lì, ovviamente abbiamo la premura di farlo il giorno della finale. Magari anche no, abbiamo già sofferto abbastanza per la coincidenza. State ascoltando Radio DJ e state ascoltando della musica meravigliosa. Only the strong survive, Billy Paul. I see you sitting there all alone, crying your eyes out while everything's going wrong. You know there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Se fosse ancora con noi in questo momento Edoardo Leo, che era con noi ieri mattina, sì, grandissimo bravo. Fan di Bruce Springsteen, avrebbe riconosciuto questa canzone, perché il boss l'ha cantata questa canzone tra le varie canzoni soul che ha messo in quell'album di qualche tempo fa. Sentiamone un pezzetto. Diversa. Only the strong survive. Lo so. Allora, per noi figli della musica degli anni 70, ovviamente quella vera è quella che abbiamo appena ascoltato, cioè quella di Billy Paul. In realtà quella vera è di questo signore che si chiama Jerry Butler. I remember my first love affair. Somehow another the whole darn thing went wrong. My mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her saying, boy, boy. Tutta diversa. Crying your eyes out, 'cause the woman that you love is gone. E via così. E via così. Più simile via a quella di Springsteen. Più simile a quella di Springsteen, vero, perché quella di Billy Paul era molto Philly Sound. Lo so, siete induriti da questa vita e pensate che only the strong survive, ma non è che così. Che è anche abbastanza vero. Ma non è così, non voglio pensare che non sia era così. Soltanto i forti. Ci risentiamo tra qualche minuto, c'è Paolo Cognetti. DJ, DJ, chiama Italia. Stop playing with them, Riot. And
I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Debbie, Stacey, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Red, but he spank me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing sh- got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we pillin' out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. The poop so cold, we just chilling out. Baby yelling, yelling, yeah, yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacey, Nikki. All of the Barbies is pretty. Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag. Bobby ain't nothing to play about, he wanna play in the playhouse. The f*** they gon' say now? I'm watching these bitches, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend, all the fake Barbies just wanna pretend. Like, hold on, let me go find me a pen. Look where it led, now I'ma put it to bed. She a Barbie bitch with her Barbie click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I get the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. Yeah, they know who it, me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacey, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Oh my gosh, this is perfect. Slay! Up one more time, trust me, I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal, it'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal, it'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said pop make money, now you try bitch. You could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said, I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all.
I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Abbiamo avuto giorni strani e giorni molto più normali. Ci siamo presi tutto il tempo che c'era e che c'è. Su due binari paralleli, tenuti dalle traversine, ci siamo sentiti meno soli, davvero, io e te. Quando ci siamo fatti male insieme, due solitudini in comune e andare io e te. Valigie fatte adesso basta, ma siamo ancora al nostro posto e il posto è qui, qui dove siamo pronti a tutto, l'amore che fa ancora effetto, svegliarci nello stesso letto, perfetto così. Guarda la combinazione, siamo combinati proprio bene, il sole con il temporale e andare io e te. Conti ancora le stelle, canti ancora di Andrea, della vita com'era e la vita com'era. Sei tu. Non dimentico niente, figurarsi di te, della vita com'era e la vita com'è. Una splendida storia non finisce mai più, la metà della me. Radio DJ, le 11.38, Ligabue, la metà della mela. Prima di dar voce al nostro ospite, vorrei chiedere ad Alex se mi mette una base musicale di quelle belle che mette per Aldo Rock. Grazie. Ah, beh. O questo o la caccia alla lince con il mio amico Morris. Provare a scrivere una poesia alle 6 stamattina oppure correre dietro ai segugi imbracciando il fucile. Il cuore che saltella nella sua gabbia. Ho 45 anni, senza un lavoro fisso. Immaginate che lusso una vita così. Provate a immaginare. Allora, questo è di Raymond Carver, ma c'è un 45enne che è qui con noi questa mattina, che si chiama Paolo Cognetti, che ha usato questo passaggio da un libro famoso come esergo. Ho scoperto che si chiama esergo quella cosa. Che cos'è esergo? La citazione che c'è all'inizio di un libro. Ah, inizio capito. Ex-ergo, latino. Ah, ok. Sì, era una poesia che ho ritagliato quando avevo 20 anni, ero già carveriano e springsteeniano. E l'ho ritrovata quest'anno che ne avevo 45 e quella è proprio una descrizione perfetta della mia vita ora. Che puoi permetterti di stare sotto un albero a scrivere. O io vado in montagna o mi metto a scrivere giorno per giorno decine. Però tu dici sempre vado in montagna, perché alla fine comunque rimani un po' cittadino.
Sì, in questi mesi abito a Milano, ormai ho trovato questo equilibrio nell'abitare a Milano d'inverno e a Brusson in Valle d'Aosta d'estate. Mi piacciono tutti e due i mondi, ci tengo a mantenere uno sguardo sulla città dove succedono delle cose importanti. Certo. Senti, ti aspettavi il successo che avrebbe avuto anche con qualche anno di ritardo Le Otto Montagne? Ho partecipato tanto alla realizzazione del film, e quindi mentre lo facevano si vedeva che sarebbe venuta fuori una bella cosa e non è stata una sorpresa. Però l'idea di farne un film l'hanno avuta questi due registi, sono belgi, olandesi? L'hanno avuta dei produttori romani di Wildside, che è una grossa casa di produzione, e poi con il tempo hanno trovato il regista giusto, perché il romanzo a sorpresa ha avuto grande successo in Olanda e Belgio, che dici, ma loro le montagne non le hanno. Appunto. Però se frequenti le Alpi, gli olandesi sono innamoratissimi delle nostre Alpi. E quindi è arrivato questo regista. Loro idealizzano Belgio. Quello che non hanno, no? Lo facciamo anche noi con altre cose. I rilievi non ce li hanno, sono Paesi Bassi. Certo. E quindi sì, è andato benissimo. Adesso incrocio le dita, ma siamo anche candidati, siamo iscritti agli Oscar. Poi vediamo, tra un mesetto vengono fuori le quindicine, le prime selezioni. Senti, Le Otto Montagne è un libro molto autobiografico. Cioè, sai, non che del tutto, meno di quel che si pensa. Magari tu non avevi un rapporto così conflittuale col tuo papà. Sì, quella è la parte autobiografica. Mi auguro per te, quella vera. Quella è la parte autobiografica, però non avevo un amico così, non ho costruito nessuna baita, non è morto il mio migliore amico, insomma. Quindi se io ti chiedo se tu eri Marinelli o Borghi, la risposta non c'è. No, io ero sicuramente Marinelli, con cui tra l'altro sono stato tanto, perché lui è un attore vecchio stile, ha bisogno di entrare nel personaggio pian piano. E quindi è venuto a stare a Brusson in aprile, avrebbero cominciato le riprese in giugno, siamo stati tre mesi insieme in cui fondamentalmente l'ho portato in montagna. Pensate. E quindi la scena che mi rende tanto orgoglioso è quella lì in cui lui danza sulla pietraia, no? Che poi è sopra casa mia, perché quando è arrivato era completamente incapace di fare una roba, non aveva confidenza, fiducia. Sono stato il suo coach. Inquadrami Brusson, si va verso ovviamente il Monte Bianco, dove si esce? No, entri in Valle d'Aosta, la prima valle sulla destra è la Valle di Gressoney, la seconda è la Val d'Ayas. Okay. La località più famosa in valle è Champoulou. Prima c'è Brusson, che non è così alto poi alla fine, 1003, montagna. Però io sono a 1009, sono l'alpeggio si chiama la montagna di Brusson, e Sturla è la montagna di Brusson, dove si va in alpeggio. Come ti hanno accolto i cittadini? Come hanno accolto la fama di questo paese? Di solito i montanari non sono molto contenti dell'invasione turistica. Sono asciutti, diciamo. Asciutto mi sembra un aggettivo corretto. Sì. Allora, il sentimento è ambivalente. Quando arrivi a Brusson adesso c'è un cartello, c'è scritto il paese delle otto montagne. Indubbiamente gli ho portato del turismo, chiunque abbia un B&B te lo può dire, sono arrivati gli olandesi, belgi, gente. C'è il Carrefour, ti voglio dire, c'è un Carrefour Express. Bravo Nicola. Ho visto sulla mano. Sono amici miei. Io sulle cazzate sono cintura nera. Però poi c'è un problemino, che io sono un ambientalista, e quindi quando dico delle cose per la difesa dell'ambiente non sono più tanto un amico della Valle d'Aosta. No, ho visto che ti sei molto speso nei giorni scorsi per via del ghiaccio che stavano togliendo al ghiacciaio per farne una pista da discesa libera a Cervinia. Sì, una roba scandalosa, folle. Tra l'altro hanno cancellato anche quest'anno per il secondo anno di fila la discesa libera di Cervinia, ma perché si fa in un posto dove al 90% c'è maltempo. Per realizzare questa pista hanno scavato i ghiacciai per riempire i crepaci, questa cosa non la sa nessuno, appena la dici sono tutti scandalizzati. Però mentre guardano le gare di Coppa del Mondo in televisione non se ne rendono conto. Beh, chiaro, uno che guarda da casa ovviamente non ha quel tipo di competenza, insomma, no? E quindi mi espongo su queste cose lì. Io sono Ami della Vallée, che è una medaglietta che mi hanno dato anni fa, ce l'ho io e Mike Bongiorno. Però quando sono dico queste cose divento nemi della Vallée. Esatto. Allora, se Le Otto Montagne era ambientato in Val d'Aosta, giù nella valle che è appena uscito è ambientato un po' in un posto un po' più pianeggiante. Qua siamo in Valsesia, che è una montagna più piemontese che valdostana. Sì, giusto? Anche un po' lombarda, devo dire, perché a volte i piemontesi non se ne rendono nemmeno conto. Mi sa che c'è stato anche un referendum in Valsesia per entrare in Lombardia. Mettiamo la canzone e poi ne parliamo. So che è una canzone che ti piace. Thank you.
Love, su Radio DJ, una ragazza molto 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 magra è protagonista di questa storia d'amore cantata da un cantautore un po' alternativo che si chiama Bon Iver, che sarebbe una frase francese, no? Che dice il buon inverno. Lui alla, si chiama Justin fine. Vernon, guarda, c'è anche inverno vedi, nel suo. Vedi, era nel suo destino proprio. Tutta roba di camicia a quadri qui, se vuoi ascoltare questa canzone, se la vuoi suonare, se la vuoi raccontare. Con la consulenza del valsesiano Francesco Quarna ci addentriamo giù nella valle, che è il titolo appunto di questo nuovo libro di Paolo Cognetti. Di cosa parla? È un noir, parla di... c'è Carver, c'è Springsteen, era tanto tempo che volevo scrivere un libro tratto da Nebraska, che è il disco della mia vita, lo ascolto certo. Da quando avevo 12 anni. Lo so a memoria, lo so suonare, lo so cantare. Mm, però... in quelle canzoni è quasi ci sono solamente racconti. Acustico, no? Sì. Nebraska, no? Molto, se, molto ti notturno. Ricordi che l'aveva inciso da solo? Sì, 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 quello con la copertina in bianco e nero. Cioè. Vedi, Linus, che quando hai detto il nuovo disco di Cognetti non era. Non hai, non sei andato presagio, lontano. Era un presagio. E ci sono queste canzoni che sono tutte dei racconti di killer, disoccupati, ergastolani, alcolizzati. Sembra un libro di Carver, si assomigliano proprio tanto. E quindi ho preso queste canzoni, le ho trasformate in delle storie, le ho riportate a casa in un certo senso, perché lui le aveva scritte a partire dalla letteratura. E mi piaceva la Valsesia, perché la mia valle, la Valle d'Aosta, è un po' troppo al sole, soprattutto la Val d'Ayas, è luminosa, è troppo bella per ambientarci un noir. In Valsesia invece piove sempre. È soprannominata al pisciatoio d'Italia. Sì. E io le voglio bene. Se la gioca con l'eco, diciamo, sì, è con Seattle. Evidentemente, no, a parte questa, è una valle più sporca, più rovinata, industrializzata, è quasi una periferia urbana. Milano, Vercelli allungano i loro tentacoli fino all'inizio della valle, ci sono i bowling, i cementifici, le cave. E quindi c'è questo poliziotto, questo forestale che si aggira per la valle cercando di risolvere il suo piccolo caso, cioè una scia di cani morti. Sì, che non si capisce se è un lupo ad uccidere o un altro cane. Che sia. Lui indaga e intanto torna suo fratello dal Canada e fa casino. Com'è la storia degli alberi piantati dal papà? Loro sono un abete e un larice. Questo me l'ha detto un mio vicino di casa una volta che mi offriva un prosecco e mi fa: guarda, questi siamo io e mio fratello. Ciao Ugo Berger. e c'erano un abete e un larice piantati quando perché i due fratelli sono nati. Perché gli alberi, perdonami, hanno un carattere anche loro, no? Certo. E quindi le persone si possono rivedere nei singoli alberi. Stamattina abbiamo parlato del cimbro. Del pino cirmolo. Pino cimbro, anche detto cirmolo. È l'albero preferito di Mauro Corona, perché è un legno molto morbido e odoroso e va bene per essere lavorato. Esattamente, esattamente. E quindi loro due sono uno? Un abete, che è un albero che ama molto l'ombra, l'umidità. È il nord della montagna, infatti cresce preferibilmente a nord del Quindi una persona che è un abete vuol dire che... È ombrosa, è resistente, forte, è elastico l'abete, non si spezza in queste tempeste di vento, gli abeti non vanno giù. Non sono io l'abete, ok. E invece il larice è duro e cresce in verticale, ama il sole, il vento, è duro però è anche fragile, si spezza. Si commuove.
È un pochino è più sentimentale. Te che pianta sei? Io sono una betulla. Vabbè, vattene via. Sono una betullina gentile bianca che cresce in riva ai torrentelli e si spezza al minimo soffio di vento. Io sei un'ortica. No, per il calendario celtico io sono un sorbo dell'uccellatore. Ho scoperto questo calendario. Cos'è il calendario celtico? È un calendario degli antichi celti che è lunare, quindi ha 13 mesi, sì, non 12. Okay. Ogni mese è un albero. E io che sono di fine gennaio sono il sorbo dell'uccellatore. Tu di quando sei? Io sono fine di fine ottobre. Fine ottobre potresti essere la quercia. Beh, però devo controllare. Ma no, ma io sono sicuramente una quercia, perché certo, ho tutti i rami su cui si appoggiano tutti, sì, questi qua, capito? Bravo. Poi la quercia da io sono sono la quercia che, a cui dovete ridare i soldi voi dell'Inter, perché tu non ti ricordi, no, ma il fondo è a cui devi i soldi Zang. Si chiama Oaktree. Cioè, quindi quercia. Ma tu vai, sei allo stadio domenica prossima? Yes. Porca miseria, non ho trovato i biglietti. È difficile questa domenica, questa domenica sì. E, senti, quanti libri hai scritto fino adesso in carriera? Parecchi? 12, cioè, ragazzi. Stavo per dire 8, 9, sì, una dozzina. E quest'anno faccio il ventennale perché ho esordito nel 2004. Avevo 25. Il successo anni. Delle otto montagne ti ha dato più libertà d'azione? Sì. Prima dovevo fare altri lavori, che però non era male. Ho fatto il cuoco, per esempio, un lavoro che mi è piaciuto tanto. Adesso vivo nel cuoco ci avevi raccontato quando sì, sei venuto molti anni fa, sì. Adesso vivo dei miei libri, questo è bellissimo per un artista, cioè non dover campare con altro. E ho molto tempo, studio tanto, leggo tanto, vado tanto in montagna. Cosa studi? Studio in questo momento tanto bosco, storia del clima. Sai, mi chiamano per... mi fanno delle domande. Cosa pensi dell'orso? Cosa pensi del cambiamento climatico? Voglio sentirmi autorevole quando rispondo, certo, cose che per sentito dire. Quindi studio, poi telefono a Luca Mercalli, poi telefono al glaciologo, mi faccio spiegare delle abita cose. Abita vicino a te, Luca? Luca no, abita in Valsusa, anche lui è andato a vivere in montagna. Sì, 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 infatti per parlare con lui dobbiamo chiamarlo al telefono, perché difficilmente si degna di farci compagnia fisicamente. Ma sei diventato vegano? No, sono vegetariano da una decina d'anni, però io abito in mezzo agli alpeggi. Ok. Ho mucche al pascolo intorno a casa tutta l'estate. Di latte, formaggio, sì. Sì, sì, adoro l'idea di mangiare il formaggio che viene prodotto accanto certo, a casa mia. Certo, certo. Fonduta? Cioè, bisogna andarci piano, perché come si diceva prima, a quest'età si comincia un po' a stare attenti. Ma soprattutto, grolla? Grolla, che sono tutte le cose tipiche della Val d'Aosta. La grolla fine è lisergica, perché non sai se non dormi più dopo che hai bevuto la grolla. Sì. E le visioni durante Matteo, la notte. Tu hai mai bevuto una grolla? Sì, la grolla dell'amicizia. Pensa, allora, pensa che due terzi di quelli che stanno ascoltando non l'ha mai bevuta, sì, perché sì, è una cosa che si beve tendenzialmente in Val d'Aosta. Io andavo in vacanza alla Tuilla. Cosa molto socializzante, è una specie di... è un contenitore di legno, credo. Sì, una coppa dell'amicizia. Nel quale vengono messi appunto dei liquidi caldi, sì, molto alcolici, sì, ok, e ha tanti beccucci. Sì. E questa cosa viene fatta girare e ognuno beve da un beccuccio, ecco, è quella roba lì. Quindi insomma, è un esatto, alcolico caldo. No, ma fondamentalmente è caffè, grappa, zucchero, genepi. E quindi non sì, dormi mai. È una bella fucilata, sì. Però è... ti eccitate. No, certo, è amichevole. Ma bellissimo, bellissimo. Amichevole. Immagino che questo col Covid c'è stato il periodo che non si poteva. Adesso si rippuò. Potete chiedere a Paolo se rifà il festival in estate, il richiamo della foresta, dice Clara da Como? No, l'abbiamo fatto per 3 anni, è stato bellissimo, però l'ultimo anno c'era decisamente troppa gente. Io appunto sono molto attento a cercare di capire che cosa si può fare in montagna senza esagerare. Certo. E quindi ho capito che era finita lì. Sono un seguace di Hakim Bey, non so se ti ricordi quel pensatore anarchico che ci piaceva tanto negli anni 90, che aveva scritto un libro, TAZ, Zone di Autonomia Temporanea. Mm-hmm. È stata una zona di autonomia temporanea, vuol dire che a un certo punto finisce e poi certo, l'isola pirata si sposta altrove. Però c'è un altro posto che stai cercando? Ho costruito stai cercando l'isola che non c'è? No, veramente me la sono costruita. Ho costruito un rifugio e ho aperto una fondazione. Fondazionepaolocognetti.org, se volete cercarla. Ti ed aiuti. È un rifugio culturale in cui ospito artisti, scrittori, progetti, associazioni senza scopo di lucro. E questo succede a Brusson comunque? Questo succede a Brusson. D'estate? Preferibilmente sì. Com'è l'inverno a Brusson? Dove sono io c'è la pista da sci, adesso la staranno però annevando. Però tu non sci, mi sa. No, però faccio pelli, mi piace molto come chi Nicola. Chi ha? Alpinismo è una parola grossa, lo chiamerei sci escursionismo, nel senso che si può uscire di casa con le pelli, farsi un giro nel bosco. Ma è una roba che piacerebbe molto anche a Linus, perché poi... Le ginocchia non soffrono perché sugli sci. Ma non c'è bisogno... Mi servono 3 o 4 vite, guarda. Non c'è bisogno di essere bravi. Piace tanto ai ciclisti. Praticamente... Giù nella valle, Paolo Cogni, giù nella valle sembra sempre l'inizio di una cosa un po' da osteria. Certo, certo. Osteria ovviamente da grolla. Grazie, grazie.
grazie, grazie. Grazie Paolo. A voi. Alla prossima. Grazie. A domani noi. Ciao. Ciao. DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama Italia.